cambia, qualcosa cambia. Qualcosa cambia dal punto di vista di qualche effettivo, di qualche giocatore. Stiamo provando tutti i giocatori che sono a disposizione. Sappiamo che c'è dei giocatori che sono in infermeria, quindi stanno facendo lavoro differenziato, e su quelli ovviamente dobbiamo stoppare un attimino quello che è il loro momento. Non faranno parte della gara. E su quegli altri giocatori che abbiamo a disposizione stiamo cambiando, abbiamo provato diverse soluzioni, e abbiamo provato una delle soluzioni con la difesa a 4, una difesa a 5, stiamo provando qualche cosa, ecco. Sì, gli indisponibili sono, vabbè, Russotto, che è squalificato, poi c'è Calvarese, Silva Reis, Pagano. Pagano ha riportato un problema all'articolazione della caviglia nella partita, una partita dell'Atema che abbiamo fatto martedì. Sicuramente lui non ci sarà. Sta avendo un problema all'articolazione della caviglia. L'assenza più importante è di Russotto, ma in questo momento, ecco, la differenza forse che posso vedere io con la mia ottica, poi è chiaro che ognuno la vede come meglio crede. È vero, la squadra è formata da individualità, però io ho creduto sempre, da quando faccio questo mestiere, credo sempre e crederò sempre nel collettivo. Quindi per me la cosa più importante è il collettivo, che Russotto, il quale è un giocatore importante, senza ombra di dubbio, lo conosciamo benissimo, lo conosco benissimo perché sono questi 3 anni, con un anno di parentesi che mi manca. Le qualità indubbie, ma come giocatori di qualità ce ne stanno anche altri, però credo molto nel collettivo. Se si riesce a capire questo, allora la squadra si sacrifica, si dà cultura del lavoro, si dà cultura dell'allenamento. È un passo importante vedere questo in un collettivo. Sì, più razionale. Secondo sempre quella che è la nostra idea calcistica, insomma, il nostro modo di vedere. Non per questo significa magari che il mister Moriero non era razionale nelle scelte, assolutamente. Lui è chiaro che ponderava determinati tipi di equilibri, perché una squadra, come sappiamo, deve essere equilibrata, razionale ed elastica, e lui ovviamente per fare determinate scelte. Da vedere in quel modo rispettabilissimo, nessuna cosa va detta contro. Anche qui ci sono. Cioè, queste sono cose che appunto ognuno di noi, basta vedere, no, la nazionale quando gioca, no, si dice magari Tizio, questa è una prima punta, una seconda punta, è bello per questo, perché ognuno poi vede il calcio così. Le caratteristiche di Andrea le sappiamo, le conosciamo, le ammiriamo quotidianamente. A questo ho detto, credo molto, credo fortemente nel collettivo. Perché è vero che ha delle espressioni di forza veloce che nel calcio sono tutto, però se poi perdi palla e non rientri, è chiaro che lì diventa un problema. Soprattutto in una squadra che in questo momento, oltre a questo problema, può avere anche altri problemi, perché vista la settimana che ha vissuto, con un cambio di allenatore, mentalmente bisogna anche lì lavorare. Su questo ho trovato massima disponibilità da parte dei giocatori, degli effettivi. Ma secondo
ma la tranquillità di un allenatore in qualsiasi categoria, dalla terza categoria alla nazionale, la tranquillità viene data dalla disponibilità dei giocatori. Quando tu allenatore hai di fronte una squadra, un collettivo che ti dà disponibilità, sei la persona più contenta e felice di questo mondo. E quando vedi un giocatore che si sacrifica, che non guarda orari, svolge il compito a lui assegnato, quello ti dà tranquillità e ti fa affrontare qualsiasi partita, sia una finale di Champions o una finale play-out, con lo spirito giusto. Poi il calcio palla dentro, palla fuori, l'obiettivo è quello di far fare alla squadra quello che chiede l'allenatore, e grazie alla loro disponibilità. Vi siete parlati del perché, insomma, nell'ultimo periodo la squadra non è vero? Ma io ti dico la sincera verità, in quest'ultimo periodo ho visto le cose che sono successe da dopo Cosenza, diciamo, quello, diciamo che è stato un crocevia importante, e si è parlato troppo, si è parlato tanto, parlo di noi, parlo di interno spogliatoio, si è parlato troppo, si è parlato tanto, e parlare molte volte è il miglior allenamento, no? Ma poi quando questa cosa si continua non credo faccia bene, e allora è venuto anche il momento di sostituire le parole agli allenamenti. Questo perché la squadra vuole lavorare, non penso che anche voi stessi che avete visto le partite in queste settimane, in queste 13 partite che avete visto, avete visionato, avete analizzato, non gli si può mai dire alla squadra, al singolo calciatore, di non aver mai dato il massimo. E io che ci sto dentro, prima da allenatore in seconda, ora in questo momento da responsabile, è una cosa che non ho mai notato, quello che non suda la maglia o quello che non c'ha, no, hanno dato sempre il massimo e lo stanno continuando a dare. Però è anche vero che il massimo però è stato, sicuramente c'è stato qualcosa che magari ha portato a questo, ma le cose possono essere di varia natura, e noi mi faccio un'idea e cerco di lavorare perseguendo quello che è la mia strada, quello che è il mio credo calcistico, quello che secondo me può essere un problema, che sicuramente non verrò a dire perché non è sacrosanto quello che dico, ma cerco di lavorare somministrando dei farmaci chiamati sedute d'allenamento, chiamate sedute di dialogo col giocatore e col collettivo, e somministrando anche analisi di quelli che sono i momenti della gara. Sabato è successo per esempio a Salerno, tra l'altro abbiamo fatto una delle migliori partite da quando abbiamo giocato, esclusa quella di la prima con la Juve Stabia, si verificava, perdevamo palla e rimanevamo quattro uomini sopra la linea della palla, e noi non ce lo possiamo permettere in questo momento che c'è un'emorragia. Noi dobbiamo prima di tutto, attraverso il collettivo, tamponare questa emorragia. Se si capisce questo, per me, io da allenatore, se la squadra facesse vedere questo miglioramento, sarei l'uomo più felice di questo mondo, al di là del risultato, perché per me questa è una vittoria. Qui io sono contrario a quello che ho letto, visto, si è detto, al fatto della condizione fisica. Ci sono stati evidenti come si dice, cali, segnali, sentivo dire, leggevo nei giornali, 70esimo, 80esimo, quello che effettivamente noi in quella, se andiamo a vedere il nostro score, io su questi numeri ci vivo, ci lavoro. E effettivamente su questa fase finale della gara un po' accusavamo, ma non dettato da un discorso fisico, perché come poi avete ben visto nelle ultime partite nessuno poi ha accusato crampi. Secondo me è da imputare a un discorso di mancanza di ritmo di lavoro con la palla, che abbiamo incrementato. E vedevo ultime partite anche qualcuno delle squadre avversarie che si fermava con dei crampi, dei fastidi, e noi invece andavamo avanti, abbiamo lavorato
Bene, perché abbiamo intensificato, abbiamo aumentato, abbiamo somministrato un maggior numero di lavoro con la palla, perché poi puoi lavorare a secco quando vuoi, ma nel calcio devi fare un lavoro più funzionale che è quello dei lavori di possessi, di partitelle a tema. Quelle ti danno ritmo, ti danno condizione, e questo noi l'abbiamo portato, l'abbiamo migliorato, e è avvenuto anche questo. Ma era dettato, secondo me, è una mia idea personale, secondo me, nel lavoro di con la palla. Dovevamo associare al lavoro a secco, chiamato così in gergo, il lavoro senza palla, dovevamo associare i lavori con la palla. No, a me hanno comunicato la società domenica sera, dopo che c'è stato l'esonero da parte del mister, mi hanno comunicato di guidare gli allenamenti per questa settimana, e poi dopo, io sono un operaio, un allenatore, un tesserato del Catanzaro Calcio, e cerco di svolgere al meglio il mio lavoro, con serietà, con educazione, con rispetto, con umiltà, con dedizione, con abnegazione, con cultura, con competenza, se qualora ci fosse competenza o meno, poi dopo la società farà le sue valutazioni. Ma io quest'anno, grazie a Dio, perché non capita sempre, avevo la possibilità di scegliere, perché avevo quattro situazioni dove andare, e ho scelto senza pensarci di tornare a Catanzaro, perché per me è ritornare a casa, aver vissuto qui 2 anni, aver vinto un campionato da allenatore in seconda, e il secondo anno abbiamo avuto qualche problema, e per me mi sento a casa, quindi non ho mai, e infatti quando c'è stata contestazione ci ho un po' sofferto su questo, perché senti la gente che prima magari ti vuole bene, la senti un po' più distante, no? Quindi qualsiasi soggetto, qualsiasi uomo pensa che un po' accusa questa situazione, però attraverso il lavoro la gente, magari guardando, vedendo il sacrificio che ognuno di noi fa, dal magazziniere che viene qui alle 8 del mattino ad aprire il campo, a noi che siamo addetti ai lavori, poi a cambiarci, a metterci la tuta e a lavorare, sono cose importanti e fanno capire l'attaccamento che c'è a questa maglia, a questa società. Sì, beh, ripeto, c'è un'emorragia in corso, no? Che si chiama carenza di risultati, e quindi noi dobbiamo cercare di rimetterci un attimino in piedi, con umiltà, sappiamo il momento che viviamo, la squadra è cosciente di tutto questo, quindi staremo un po' più attenti, non è che andiamo lì a fare le barricate oppure a farci dare, uso un termine che si usa nel pugilato, no? Ti metti là dietro all'angolo, e prima o poi dopo il pugno lo prendi, e allora invece devi andare là a giocarti la partita essendo razionale, equilibrato in tutti i reparti. Sì, no, un'ultimissima cosa, ma se io ho la sensazione, la paura c'è, fa parte dell'uomo, quindi quando poi vivi un momento di questo, è chiaro che la palla comincia un poco sempre a scottare, ma questo abbiamo giocatori che hanno 300 partite sulle spalle, quindi esperienza ce n'è tanta, sì, il vincere il campionato è vero,
ti conta in termini di carattere, però l'esperienza ce l'hai, no? Per gestire i momenti di difficoltà. E questo si è evidenziato in queste partite, e è chiaro che tocca lavorare per cercare di eliminarlo questo problema. Lo ripeto, stiamo lavorando, io sono contentissimo di quello che sta dando la squadra, quello che giustamente la squadra potrebbe anche dire, cioè, mister, ma qua non sappiamo neanche quello che dobbiamo fare, invece serietà massima, spirito di sacrificio immenso, oggi in un campo, vista la giornata non delle migliori, in un campo che molto pesante, loro hanno dato il massimo, hanno lavorato a pieno regime, quindi spiazzano totalmente l'allenatore. L'allenatore è una cosa bellissima. Per me potete fare tutte le domande che volete. No, no, è bene, no, per me non. Ma è chiaro che questa, la partita è una partita difficile, partita senza dubbio difficile. E noi andiamo lì a giocarci la nostra gara con intelligenza, cercando di sfruttare degli errori, perché anche loro fanno errori. Ho visto delle partite, ho visto la partita contro il Messina, dove loro avevano qualche problema di formazione, di qualche effettivo che era assente, però sono anche loro 11, noi siamo 11, dobbiamo essere noi, ecco, là subentra poi l'attenzione da parte nostra, l'esperienza da parte nostra nell'andare a trovare quelli che sono le loro situazioni. È chiaro che cercheremo di sfruttare qualche palla inattiva a favore nostro, e quelle sono le situazioni che possiamo lavorare. Ma se vuoi anche non risponde questa cosa, cosa pagano dietro? Sono te solo i risultati? Io non vorrei rispondere, perché è giusto, diciamo, che non risponda io, perché non io sono Massimo D'Urso, e quindi rispondo a quello che posso fare io, i miei eventuali errori. La mancanza di risultato per un allenatore è la vita, è l'ossigeno, quindi certe volte magari si può giocare non male, peggio, però la palla la butti dentro, siamo tutti tristi perché giochiamo peggio, ma alla fine, ma anche questo ci sta insegnando questo campionato, ci sta insegnando, come anche gli altri, che il Benevento, organico importante, il Lecce, organico importante, la Salernitana, abbiamo visto che tipo di organico ha, non giocano bene, hanno dei collettivi, hanno delle ottime individualità, ma dei collettivi che magari non si esprimono con quella fluidità necessaria che occorre per fare un gioco di squadra. Dico, ti aspetti qualcosa di più da Camargo? Io mi aspetto qualcosa, è lo stesso discorso che facemmo all'inizio con Russotto, mi aspetto di più da parte di tutti, da parte mia, da parte di tutti, perché il calcio poi è sempre uguale, anche chi ha giocato in Champions o chi ha giocato in terza categoria, il calcio è uguale, cambia la velocità, cambia la preparazione di una gara, il calcio è quello, il calcio è quello. Quindi mi aspetto di più in termini proprio di sacrificio da parte di tutti quanti. Questo.